Prepartita Cuore Napoli Basket Mensana Siena, quarta giornata del turno di ritorno in Serie A2 Girone Ovest di basket. Tra poco alcuni dei protagonisti ai nostri microfoni per vivere un prepartita importante di un match importante che vede il Cuore Napoli Basket assolutamente dover vincere contro Siena. A tra poco. Allora siamo con Giovanni Dalla Libera, prepartita di Cuore Napoli Basket Mensana Siena. Che partita sarà, Giovanni? La partita speriamo tutti della svolta, anche perché c'è stato un rivernissage della squadra con allenatori americani nuovi, quindi i progressi si sono visti e adesso dobbiamo attuarli. Insomma, è finito il tempo delle chiacchiere, ci vogliono i fatti. La squadra si sta allenando bene. La squadra ha retto per tre quarti nell'ultima trasferta, adesso speriamo di risollevarsi. Arriva il miglior rimbalzista del campionato, uno dei migliori marcatori del campionato, che è Ibanks, che dovrà duellare sotto canestro con Caruso e Vangelov. Poi Siena ha comunque un gruppo di giocatori di categoria come Borsato, Lestini, un gruppo di giovani interessanti. Quindi una squadra comunque temibile che punta ai playoff. Mi hanno sempre insegnato che i rimbalzi si prendono in 5, quindi è vero, possiamo un po' subire sotto canestro per un fatto anagrafico, però se tutti e 5 fanno tagliafuori come si deve e in casa dobbiamo avere la supremazia dei rimbalzi. Bisogna vincere e vincere con continuità sin da stasera, tre partite in una settimana, stasera Siena, poi Trapani mercoledì sera e poi Pavia o Tortona, come vogliamo definirla, domenica prossima. È importante perché dobbiamo riavvicinarci a Roma, alla Virtus Roma, è un trittico intenso, duro, penso sia importante soprattutto le case interne portarle a casa. La squadra è pronta, il tuo giudizio su Turner e Thomas, che sono due giocatori un po' diversi. Turner è il classico realizzatore, Thomas è il classico organizzatore di gioco. Visti in allenamento, visti nelle partite, si integrano bene, perché mentre uno cerca sempre l'uomo libero, la miglior soluzione per l'uomo libero, l'altro è un finalizzatore, non dimentichiamo i suoi passati anche in A1, quindi la qualità di Tarne non si discute. Thomas lo conosciamo meno, però mi è sembrato un ottimo giocatore, un buon giocatore di squadra. Cosa si dice ai giocatori in questi casi quando bisogna recuperare una situazione difficile, bisogna recuperare punti su squadre che a loro volta cercheranno di dare il massimo in queste ultime 13 partite? Penso che in queste situazioni conta poco parlare, insomma. Io penso che i giocatori siano belli, belli motivati internamente, quindi poche parole, tanti fatti adesso. Napoli ha bisogno di ritrovare fiducia dopo un periodo sicuramente poco fortunato. Le tue impressioni, che cosa servirà in più? Io penso che Napoli ha fatto una pre-season molto sfortunata, inutile che ne parliamo, insomma 7, 8, 9 infortunati, io non ho ricordi di stagioni anche da ex giocatori con un numero così alto di infortunati. È chiaro che adesso work in progress, quindi la squadra adesso ha cambiato volto, ha cambiato molto, quindi è chiaro che adesso sta tutto nelle loro mani. Insomma, noi il pubblico, i dirigenti, gli allenatori staremo sempre vicini a questi ragazzi, anche perché l'impegno visto anche in settimana è sempre massimo, quindi quando un giocatore dà sempre il massimo cosa gli puoi dire? Poi purtroppo sono annate storte, annate che nascono bene, speriamo che c'è ancora tempo per addrizzare il tutto. Una domanda sul basket italiano, si parla di qualche straniero in meno, qualche giocatore italiano in più da Serie A, la tua opinione come bisogna rilanciare settore giovanile e movimento che in questo momento soffre sicuramente di una stasi che può procurare soltanto preoccupazioni e danni? Il settore giovanile a mio avviso nasce da una struttura parallela, se non hai una struttura parallela dove entri alle 2 esci alle 10 e fai tutte le categorie under, diventa poi difficile creare qualcosa. È chiaro che noi, la realtà nostra napoletana è molto frammentata. Io ho vissuto 2 anni a Avellino, dove sì, magari ci sono dei problemi, però dove tutti convergono lì. Napoli è una situazione un po' diversa, però ripeto, l'entusiasmo che ha il nostro presidente l'ho visto in poche persone. È chiaro che ci ha messo la faccia, ce la mettiamo pure noi,
speriamo che tutti convoglino verso questo grande progetto. Allora siamo con Maurizio Bartocci, il tuo esordio casalingo dopo un po' di tempo, insomma le sensazioni, questa settimana di lavoro, la partita con Siena. Beh, insomma, è sempre una grande gioia ritornare qui dopo essere stato tanti anni. È stata una settimana molto intensa questa qui, speriamo di fare una buona partita stasera. Sarà una partita molto difficile perché Siena è una squadra molto forte sia tecnicamente anche fisicamente, però noi cercheremo di fare il meglio sulla quale abbiamo lavorato questa settimana, è proseguito l'inserimento degli americani, cerchiamo stasera che ci diano un buon aiuto. Tre partite in una settimana molto importanti, stasera Siena, poi Trapani e poi ancora Pavia o Tortona, come vogliamo definirla. Sì, sono tutte partite, ormai non c'è tempo per guardare avanti, ogni partita è la partita fondamentale per noi. Stasera pensiamo a stasera, poi dopo Siena penseremo a Trapani. Certo, le partite si avvicinano e dovremo dare sempre il massimo, però i ragazzi stanno lavorando tanto con grande attenzione e concentrazione e speriamo che il campo ci dia qualche gioia. Ci presenti un po' Siena? Siena è una squadra che ha sicuramente in Ebank, se il giocatore più rappresentativo in questo momento, che è il giocatore che è un punto di riferimento, ha giocatori esperti sul perimetro, a partire da Saccaggi, a Casella, quindi giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. È una squadra molto completa su tutti i ruoli e chiaramente gioca una pallacanestro molto rapida e veloce, tanto contropiede, tanti tiri primari, e in questo sicuramente la squadra ha la sua caratteristica prioritaria. Cosa ti aspetti dalla squadra stasera? Il ritorno a Napoli dopo circa un mese, la partita con Legnano rinviata, insomma, davanti al proprio pubblico bisogna cercare di dare come sempre il massimo per cercare la risalita. Tutti dovremo dare il massimo sempre in qualsiasi occasione. Giochiamo in casa, è una ragione in più per dare anche soddisfazioni al pubblico, alle persone che ci verranno a vedere. Se dovessi dare una percentuale sull'inserimento di Thomas e Turner? Insomma, sta andando abbastanza bene, credo che c'è stata grande disponibilità dei due, bisogna ancora trovare un po' tutti gli equilibri, però stiamo procedendo abbastanza bene, credo che poi giocare insieme ci aiuterà ancora di più. Non ce l'hai fatta a recuperare per stasera? No, è un po' più delicato del previsto, stiamo cercando di lavorare per rimettermi in grado di rientrare, faremo del nostro meglio. Ce la farai per Pavia? Credo Trapani no. Trapani sicuramente no, è un impegno infrasettimanale, è difficilissimo e stiamo lavorando per provare ad arrivare pronti a domenica prossima. Senti, allora, le tue sensazioni sulla squadra, le tue sensazioni sul campionato, una rimonta che si fa difficile anche perché Roma si è ulteriormente rinforzata e dimostra anche di voler fare il massimo per cercare di quantomeno di entrare nei play-out. Certo, è dura, ma noi possiamo dire la nostra, soprattutto con i due nuovi acquisti, i due americani di spessore. Turner, che si è già visto nella partita andata, ci ha fatto molto male, e anche Thomas, un ottimo acquisto. Sono ragazzi molto disponibili, si sono già integrati benissimo, quindi sappiamo che possiamo farcela. È dura, ma a noi non fa paura. Tre partite in una settimana che diranno tanto, credo, sul vostro cammino in campionato, no? Certo, soprattutto perché due sono in casa e tra le mura amiche non possiamo più sbagliare. Quindi siamo fiduciosi, l'ho detto di nuovo, e cercherò di dare una mano ai miei compagni nelle prossime partite. C'è area di rinnovamento, secondo te, nella squadra? Questo il periodo brutto è alle spalle? Sì, i due nuovi acquisti hanno comunque portato una nuova energia, come si è visto anche a Latina, dove però alla fine abbiamo ceduto fisicamente, ma siamo fiduciosi. Cosa credi che il campionato possa ancora esprimere in questa seconda fase, con 3-4 squadre che lotteranno disperatamente per non essere risucchiate in fondo alla classifica? Come abbiamo sempre detto, è un campionato molto equilibrato, livellato, e sì, saremo un po' di squadre a lottare per questi play-out e 2, 3, 4 partite faranno la differenza.
certo. Come avete preparato la partita con Siena, Armando, in settimana? Abbiamo provato sulla falsariga delle buone cose, abbiamo fatto nei primi tre quarti della partita contro Latina. Sappiamo che affrontiamo una squadra che era stata costruita, attrezzata per fare bene in campionato. I ragazzi si sono preparati al meglio, malgrado qualche difficoltà di allenamento per degli infortuni che avevamo, ma credo che siamo pronti per la gara. Una settimana importante, tre partite che possono dire veramente una parola importante sulla vostra risalita. Hai perfettamente ragione Paolo, tre partite che possono farci girare questa benedetta stagione. Siamo pronti ad affrontarle, siamo consapevoli che può girare la nostra stagione. La partita con Siena, Siena è una squadra particolare, miglior rimbalzista, uno dei migliori marcatori del campionato, intorno un gruppo di giocatori esperti e qualche giovane interessante, no? Giocatori con punti nelle mani, tutti hanno punti nelle mani, a partire dai lunghi a finire alle guardie, poi c'hanno questo ragazzo Simonovic, un 99 interessantissimo, di prospetto nazionale e internazionale direi, per cui partita tosta ma siamo pronti. Senti, la squadra come sta? L'inserimento dei due nuovi giocatori come procede? Perfetto, la squadra sta bene, i due ragazzi americani sono inseriti benissimo nel gruppo, sono stati ben accettati al gruppo e sono pronti a dare il loro contributo. Partita difficile come quella di mercoledì sera con Trapani e come sarà anche quella di domenica con Pavia, no? Sì Paolo, tutte partite difficili. Trapani lo è, sarà la prossima partita, l'altra domenica partita difficile contro Tortona. È dura ma siamo pronti, siamo pronti. La gente ancora crede in questa salvezza, Roma si è rinforzata e ha dimostrato di essere comunque presente, quindi è veramente una battaglia fino all'ultimo canestro. La gente deve crederci come ci crediamo noi, devono starci vicino perché noi, staff, giocatori, società, crediamo alla nostra, alla permanenza in questa categoria che abbiamo conquistato con tanto sudore. Ed allora si conclude questo ampio prepartita dedicato a Cuore Napoli Basket Mensana Siena. Paolo Amalfi vi ringrazia per la cortese attenzione, un grazie anche a Scipione Ponticello che ha curato la regia e la parte tecnica di questa trasmissione. Alla prossima e buon basket a tutti come sempre.